Gian Gilberto Monti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto davvero qui nel posto delle parole. Abbiamo appena ascoltato Sono venuto a dirti che vado via, una canzone che lei conosce molto bene. È bella. Vero che è bella? Molto bella, sì, bella, scritta Serge Gainsbourg, a parte il lavoro che ho fatto io, ma la canzone è molto bella. Serge Gainsbourg è sicuramente uno dei punti di riferimento da tenere in considerazione, ma stiamo parlando di Gainsbourg francese, tra poco parleremo di un altro francese con una derivazione italiana, perché Gian Gilberto Monti, cantautore, sarà protagonista al Salone del Libro di Torino per raccontare di Coluche, il comico politico. Perché questa scelta, Gian Gilberto Monti? Beh, innanzitutto perché Coluche è stato nel periodo, diciamo, che va tra gli anni 60 e alla fine degli anni 60 fino a tutti gli anni 80, a metà degli anni 80, è stato un importante uomo di spettacolo, soprattutto un comico, che ha inventato anche molte vie sceniche, sia sul palco, sia alla radio, eccetera. Ma è stato anche importante perché ha lasciato un segno nella società francese, primo perché ha, come dire, a un certo punto ha deciso di usare la sua popolarità per entrare in politica. Stiamo parlando del 1981, quindi insomma sono passati diversi anni. E curiosamente la sua... Nessuno ci credeva di questa sua, no, nessuno, di questa sua intenzione, però... Lui ha lanciato, come dire, una sorta di clownerie nel campo politico, perché insomma fino a quel punto nessuno si era mai permesso di travalicare questo confine. E lui ovviamente l'aveva fatto per una sorta di grande scherzo. Il problema è che poi i francesi ci hanno creduto, e quindi quando lui è arrivato al 16% nei sondaggi ha deciso che forse non era il caso di continuare, a differenza forse degli esempi italiani. Ecco, la cosa però importante è stato che lui ha lasciato un segno forte anche nella società, perché ha scoperchiato una serie di brutture, di servizi, di cose che insomma non funzionavano allora nella società, tant'è vero che poi quando ritorna di nuovo sulla scena, dopo un periodo di depressione, anche perché l'uomo era complicato, pieno di mille sfaccettature, lancia un'iniziativa che questa volta sì sfonda il campo della politica, e per il quale viene adorato da tutti i francesi ancora oggi, e cioè i ristoranti del cuore. Lui scopre questa mancanza, questo superfluo che viene gettato ogni giorno dai ristoranti, dai supermercati, eccetera, e vuole raccoglierlo e in questo modo aiutare gli umili, i più deboli. Lo lancia sempre attraverso la radio, dove noi stiamo parlando adesso, e utilizza proprio il mezzo radiofonico, dove lui era popolarissimo, per lanciare questa iniziativa. Se, tornando alle elezioni politiche, se noi pensiamo che in quella tornata elettorale dell'81, se ricordo, 1981, se ricordo bene, Gian Gilberto Monti, c'era ovviamente Coluche che si dava al 15%, ma c'era un certo François Mitterrand. Sì, sì, anche perché tra l'altro... Che stava anche guardando con attenzione la salita di Coluche, perché gli dava certo fastidio. Beh, ma non solo a lui, diciamo che all'intera classe politica, perché allora in quel periodo esisteva degli schieramenti molto netti, c'era il centro, la destra, la sinistra, insomma, oggi sono forse più sfumati, però allora erano molto definiti e se la giocavano i soliti capi di allora delle varie forze politiche. Lui scompagina in qualche modo i giochi e così anche la gente comune, ma poi soprattutto dai politici di professione, dai sindacalisti ai politici, diciamo, che andavano ogni giorno in televisione e in radio, nasce una preoccupazione, perché non so se voi sapete, ma alle elezioni presidenziali francesi si arriva al ballottaggio, quindi diciamo i primi due, come un po' da noi i sindaci, insomma, i primi due poi se la giocano all'ultima tornata. E quindi il rischio era che discesa in campo di Coluche facesse uscire di scena alcuni grossi nomi, e quindi è per quello che poi la politica si è difesa in qualche modo e l'ha allontanato, ma poi soprattutto lui ha capito che quello che
aveva lanciato come clownerie, in realtà è stato quasi un dramma, perché poi la gente ci credeva, perché allora iniziava, stiamo parlando del 1981, quindi 40 anni fa, iniziava a serpeggiare un certo malcontento nei confronti di una classe politica che iniziava a essere corrotta, insomma. Chiaramente i francesi sono arrivati, diciamo, una ventina d'anni prima di noi a capire questo. E poi Coluche ci ha fatto comprendere una cosa, se non sbaglio, Gian Gilberto Monti. Coluche, attraverso la sua clownerie, no? Ci ha fatto capire che il potere sovversivo della cultura, e in particolar modo della cultura popolare, può essere determinante. Beh, il clown, il buffone, è sempre esistito. Cioè, il buffone e il re da sempre si sono giocati la partita. Colui a cui è permesso dire il re è nudo. Sì, però fino a quando, questa è una mia opinione ovviamente, fino a quando il buffone rimane buffone, il re rimane re, i ruoli sono chiari, la gente capisce, sa da che parte stare, sa quando ridere e quando piangere, come si dice, quando i politici o chi per loro dicono le cose sul serio. Quando il buffone vuole fare il re, o viceversa, il re vuole fare il buffone, allora è quando i ruoli si intersecano, la gente non sa più a chi credere. E questa è una cosa fondamentale, cioè Coluche aveva capito, prima di molti altri, che certe butade, certe clownerie andavano pesate attentamente, perché poi la gente, quando ci crede troppo, si confonde i ruoli e quindi la società comincia ad ammalarsi, questo secondo me. E questo è il motivo per cui, per esempio, Dario Fo ci è rimasto un grande giullare, un grande buffone, no? Buffon alla francese, un grande clown. Non è mai sceso in politica veramente, mentre invece in Italia purtroppo Grillo l'ha fatto. Gian Gilberto Monti, tra l'altro, ricordo i nostri ascoltatori, sarà protagonista, come dicevamo in apertura di conversazione, al Salone Internazionale del Libro domenica 16 ottobre alle 10.45. Coluche, il comico politico, da film con Beppe Grillo, la presidenziale del 1981, alla Sala Londra. Quest'anno il Salone del Libro, come dicevamo poco fa con Marco Pautasso, è veramente ricco, straricco di appuntamenti, e potete notarvi questo con Gian Gilberto Monti, Antonia Sandels Negrini e Jean-Luc Stott. Tutto questo è realizzato in collaborazione con l'Alliance Française, che è un ente culturale sempre di estrema attenzione e profondità. Prima di salutarci, Gian Gilberto Monti, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma io stavo leggendo Graham Greene, perché a me piacciono molto i classici, e cioè mi piace molto ritornare sui grandi scrittori anche del Novecento, se vogliamo, e non necessariamente italiani. Mi piace molto il mondo anglosassone, la giallistica da una parte, però la giallistica alta, se vogliamo, e quindi mi sono un po' invaghito di questo filone, perché poi in questo modo noi impariamo anche a scrivere, perché insomma avere un riferimento alto è importante per quelli che fanno questo mestiere. Il treno per Istanbul, tanto per ricordarne uno. Sono 20 anni dalla morte di Graham Greene. Sì, tra l'altro Sellerio ha fatto un ottimo lavoro, se devo dire, sulla riproposizione di certi titoli. Sono molto contento, è una casa editrice che io stimo molto. Però anche Miraggi, che insomma sempre di Torino, che è di Torino tra l'altro, che ha pubblicato Coluche, il comico politico, sono anni che cerca di fare un lavoro di scouting, come si dice. Ed è questo molto importante, il lavoro di ricerca, di scouting anche per i libri. Ma io grazie. Credo di sì, perché in questo ambiente bisogna anche un po' scoprire, al di là del mio lavoro, della mia passione, bisogna scoprire anche le nuove leve. Io credo che anche in Italia abbiamo degli ottimi scrittori, insomma. Basta solamente cercarli, scoprirli e poi soprattutto leggerli, oppure ascoltarli, come quello che propone nelle sue canzoni Gian Gilberto Monti. Buona giornata. Posso permettermi una sola cosa, un'ultima cosa? Questo libro nasce dalla radio, nasce da un radiodramma svizzero proprio su Coluche che io ho scritto, e la radio è importante. Io apprezzo molto anche il lavoro che fate, ma che facciamo tutti noi, perché diffondiamo in questo modo cultura. Grazie Gian Gilberto Monti e buon lavoro. A voi. A presto. Grazie mille.